già lo dovevo fare. Scopriamo questa appunto Abarth, a differenza della 500 Abarth più trend. Questa è un po' più tecnica nella guida. Sarà vero quello che dicono tutti gli youtuber? A me è piaciuta tantissimo, ma perché non l'ho portata prima nel canale? Il proprietario ha fatto un lavoro eccezionale. Questa è una Stage 3, ma al di là di questo, come si guida? Lo scopriamo nel video. Mettiti le cuffie, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, lasciami un like e un commento che mi fa sempre piacere. Buona visione. Ciao Matteo. Ciao. Allora, io ho comprato questa macchina 5 anni fa, da poco patentato, come un sogno. L'ho presa semi originale, però diciamo a noi appassionati dopo poco ci stufano. Ci brudono le mani. Esatto. E come tutti andavo alla ricerca di cavalli. Chiaro. Ho iniziato cambiando turbina, cambiando intercooler, mettendo iniettori più grandi, facendo una mappa adeguata, lo scarico e via dicendo. Mm-hmm. Fatto ciò, però poi ti rendi conto, sì, la macchina cammina tantissimo, però non stai in strada. Bravo. E la cosa che cercavo io è una macchina guidabile. Sì. Allora, piano piano, nel corso degli anni, mese dopo mese, ho cominciato a cambiare tutto un contorno di ciclistica. Mm-hmm. Sono partito dai cerchi, poi soprattutto impianto frenante, gomme, sì, molto importanti. Poi ho cominciato a fare tutte le barre di irrigidimento telaio. Ho messo la barra duomi, la barra antirolio anteriore, la barra antirolio posteriore, le biellette in Ergal. E ho fatto un camber molto accentuato alla macchina ed okay, è tutta su Powerflex neri. Ah, i più duri. Esatto. Okay, poi dopo okay, è stata bilanciata dal mitico Ciardullo, che grande, conosci, sì, che ha fatto un setup come si deve. Adesso la macchina finalmente è quello che cercavo, non una potenza estrema, però divertente per il mio gusto. È molto precisa. So che monti un B14, B16, sì. Il Bilstein galleggia bene, fa copiare bene la macchina, ma dà anche una rigidità maggiore e una precisione di guida maggiore, secondo me. Sì, soprattutto poi quando viene bilanciato bene, perché io da quando l'ho montato, che diciamo ho fatto un'altezza col metro, diciamo, no? Certo. A quando poi me l'hanno bilanciato sulle bilance, è cambiata nettamente la macchina. TD04. Esatto. Dimmi perché. A inizio, come tutti quanti, cercavo una potenza alta. Però è sfruttabile abbastanza in tutto, perché comunque vado a 3000 giri già in full boost, a 3500 ho la piena coppia, e tira comunque fino a 7500 giri. Preferisci quindi una macchina che si guida in strade tipo queste, dove tra poco sì, sì, andremo a provarla. Quindi hai bisogno di coppie anche un po' più in basso, su regimi sì, un pochino più bassi, perché è pronta. È un bello andare, fino sì, a, cioè sì, c'è, sì, c'è sì, gusto portarla fino a 7500 giri. Mi dicevi uno Stage 3. Sì. Cos'altro hai fatto per arrivare a questo? Allo Stage 3 comprende la turbina maggiorata, gli iniettori maggiorati e l'intercooler maggiorato rispetto all'originale, una sensoristica dell'SS e un downpipe maggiorato insieme a tutto lo scarico. Questo è da 75, sì, mentre lo scarico è da 63,5, mi esatto, dicevi. Sì. Vogliamo sentire come suona? Certo. Sì, gli iniettori sono da 620 cc okay, rispetto agli originali. Abbiamo messo anche, vabbè, un recupero vapori dell'olio. Sì. Una pop-off esterna e tutte le tubazioni dell'acqua in silicone rinforzato, perché tendono un po' a deteriorarsi, soprattutto dopo la macchina che ha 14 anni, una rinfrescata gli fa solo che bene. Nera, molto bella. L'estetica, mi hai detto che non hai toccato nulla se non diciamo questa customizzazione del faro anteriore. Sì. E i cerchi. E i cerchi. Mi sono firmato lì. Che sono? Dei Fond Metal 9RR, che un po' particolari, però secondo me è un buon cerchio, perché ha lo stesso peso dello Z. Quindi pesano, molto leggero. Esatto, 7,5 kg l'uno. Sì. E costano la metà, quindi
Certo. È una buona spesa, ovvio, secondo assolutamente me. Mi piace anche il colore grigio in abbinamento col nero. Di solito nera col cerchio nero è un po' troppo. Invece sì, così... la rende un po' la macchina del Batman. Vero, vero, è vero. Impianto frenante con le pinze originali a quattro pompanti della Brembo. Esatto. E un disco EBC, esatto, che però ha il diametro originale, che è di 305 mm. E adesso la sentiamo com'è. Molto probabilmente funziona bene, però per un uso pista potresti necessitare magari di un disco più grande. Certo, o del... sì, hai sì, i tubi sì, in treccia. Ho i tubi in treccia, una pasticca performante, quindi diciamo la base per andare in pista c'è. Magari per non fare il tempo della giornata, no, certo, però per divertirsi c'è tutto. Che pastiglie monti? Delle Ferodo DS1.11. Poi ci sono altre personalizzazioni, customizzazioni, migliorie, chiamiamole come vuoi, barra duomo posteriore, il volante sportivo, sì, ricordiamo che, lo sanno tutti, è un cambio manuale a sei rapporti, esatto, il sedile è originale, che non è scomodo come quell'altro, qual era quello della Sabelt? Il Sabelt, quello... sì, è un po' più contentivo però molto duro. Sì. Ok, meno trendy, meno popolare della 500, però un telaio diverso, molto sottovalutata, peccato. So che si guida davvero bene, infatti non vedo l'ora. Ma mentre mandiamo il Frank a fare la spesa, ci compra due panini, io guido, che ne dici? Certo, funziona proprio così. Ma io questo motore lo conosco, l'ho provato sulla 600. Invece per quanto riguarda il cambio, è un 6 rapporti, ma per diciamo mantenere questa cavalleria comunque ho dovuto fare qualcosa. Sì, diciamo la frizione purtroppo, quella originale si è bruciata quasi subito. Ho preso un kit rinforzato composto da volano monomassa e disco frizione 5 pedali in rame senza parastrappi e uno spingidisco rinforzato. Quanti cavalli abbiamo raggiunto? Allora, in questo momento sono poco più di 250 e 350 Nm di coppia. Però tu vuoi fare molto di più. Sì. Eccoci a bordo, prima impressione, molto avvolgente il sedile, bella la posizione, angolo di 90 gradi sui gomiti, volante abbastanza vicino, mi piace, altezza giusta, mi sento sono più basso rispetto a una 500 ovviamente. La macchina ha anche due mappature, attraverso il tasto sport e nella modalità normal il volante lo senti molto più morbido, la risposta del gas è molto dolce e anche l'erogazione di conseguenza, quindi anche cavalli e pressione turbo. Quando metti sport cambia mappatura, si ha più pressione, quindi di conseguenza più cavalli, il volante diventa molto più rigido e la risposta del gas è molto più pronta. Bello. C'è anche il tasto per spegnere i controlli di serie. Sì. Bella. Hai ragione che sotto è piena, pronta, eh? Sì. Non manca. Vedi questa strada com'è sconnessa? Sì. Destra-sinistra è perfetta per testare l'assetto Bichten B14-B16, che è poi lo stesso che monto nel Mini. Esatto. Va da Dio. Preciso, molto diretta, nonostante galleggi bene, che è fondamentale quando hai una strada sconnessa, quando hai una strada bagnata. Sai, tanti facevano l'errore di irrigidire la macchina e poi in curva andavano dritti. È turbo ma allunga tanto, eh? Senti, il fatto che la frenata sia così immediata, sì, dipende da queste pastiglie? Dipende da queste pastiglie, anche un oleofreni un po' particolare, sempre un DOT 4 comunque vada della Modul, però è diciamo il feeling che ho ricercato, sì, perché comunque da poi scaldandosi un pochettino il pedale si ammorbidisce. Okay. Però all'inizio la frenata la senti bella robusta fin da subito. Fischia da morire, fischiano un botto, ti sentivo in autostrada quando frenavo in galleria. Sì, infatti diciamo nell'utilizzo trasferimento è un po' scomodo, poi quando uno cammina non ci pensa più. No, certo, no, ma a me piace che faccia tutti questi rumori. Sì, rumori pure, sinistri. Ne fa pure pochi per il mio gusto. Ma la pompa? È dell'Abarth originale? Pompa dei freni? Sì, è quello originale. È mille volte meglio di quella della Mini, ma di brutto, eh. Oh, senti, ho visto un sacco di video su YouTube, sì, della Punto Abarth, ne parlano tutti da paura e ho capito il perché. Poi, per carità, tu hai fatto un lavoretto di fino qua, eh. Diciamo che non sarebbe proprio così la macchina. No, quando l'hai presa era completamente diversa. Sì, perché comunque vada, queste macchine, essendo pure che hanno parecchi anni, e diciamo l'avantreno un po' si distrugge nel corso degli anni.
Che intendi? Che i supporti Silent Block hanno fatto la loro vita. Montato Power Flex neri? Esatto. Beh, è cambiata drasticamente. Molto, 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 sì. Ci salivo con la Mini R56 da gara in salita su sta strada un mese fa. E non lo so se la becchi con questa, mi sa che gli dai paga, eh. Se c'ha il manico magari. Sì, sì, certo. Come nel tuo caso, Matteo. Ma che caso, no, io non sto ancora capendo. Che poi abbiamo un asfalto umidiccio. Con una le gomma semi-slick. Mortanguelieri, che bella. Che bella, ragazzi, che macchina. Ma questa c'ha il diff? No, è ancora quello di serie. Madonna, Abarth, ragazzi, per la customizzazione sappiamo quanto è valida questa macchina, ma il telaio è fantastico, l'assetto, lo conosco questo, ragazzi, ancora che c'è chi dice che non va bene questo Bilstein. Cammina di brutto. Cammina veramente tanto. Vola sta macchina. Vola. Porca miseria, che macchina che c'hai. È divertentissima. Fa anche tanto il volante. Perché a parte che è bella l'Alcantara. In mano ce l'hai bene. Di sicuro l'impostazione della cremagliera dello sterzo è tale che con un minimo angolo lei comincia già a cambiare traiettoria. Sì. A differenza delle vecchie Fiat, se ti ricordi la 1 Turbo per esempio. Sì, quella, che non girano come la Smart. Praticamente sì, devi con la manovella. No, è nettamente migliorata negli anni questa cosa. È anche molto sensibile. Molto sensibile, dice si sterzo diretto. Anche io ho la frizione rinforzata sul Subaru, però è molto più duro il pedale. Sì, questo qua no, rimane molto morbido comunque va del pedale. E più che altro è capire dove stacca la frizione, dove attacca la frizione. No, certo, certo, un po' una questione di abitudine. Il cambio è molto fluido. Mi aspettavo degli innesti leggermente più secchi. Non sono secchi, ma mi piace. Mi piace perché è preciso, le marce entrano molto bene. Questa c'ha un bel potenziale, eh? Veramente un bel potenziale. E mezzo di camber davanti e due di dietro, eh. Una tra le macchine più fighe da guidare che ho portato sul canale. Qua torniamo sul discorso di quanti soldi devi spendere per avere questo piacere di guida. Perché non l'ho portata prima sul canale, porca miseria? Ma guarda, probabilmente se ne portavi un'altra non era così. È vero, lo sento. Poi che c'è stato un lavoretto. Non voglio nessun vanto, nessun merito assolutamente, perché non sono una persona che vuole apparire, mi piace a me, non devi piacere agli altri. Sono contento che ti è piaciuta assolutamente, certo. Però diciamo, ti ho detto, ci ho speso tanto soldi e tempo per farla così, per farla andare così. Sai, molti le pasticciano e vanno a rovinare quello che è l'equilibrio iniziale di casa madre. Invece tu hai fatto una cosa giusta, l'hai portata su di motore, di prestazioni, e poi hai seguito immediatamente con frenata, assetto, la ciclistica, insomma. Bravo, sì. Mazza. Grazie. Veramente da paura. Quanti anni hai, Gabri? 24. 24? Io 24 anni, un cazzo. Scusa.
scusa, lo dovevo fare. Non ti pietà di me. L'ho fatto, l'ho mandato al limitatore. È da paura! Se mi ricordo un video del grandissimo Ema Motorsport, pace all'anima sua, che impazziva per questa macchina, anche se quella che provò non era perfetta come questa. Infatti qualche critica è uscita dalla sua bocca, ma l'entusiasmo che vedevo mi ha fatto sempre pensare che l'avrei dovuta portare sul canale anch'io, perché merita veramente tanto. Per quello che costa, per come l'hai preparata, questa un 10 se lo merita. Grazie, cioè, non, ma te lo dico, guarda, proprio a cuore in mano. Dovresti essere orgoglioso di tornare a casa con sta macchina oggi. Ma non perché te l'ho detto io, che non sono nessuno, perché hai fatto un lavoro perfetto, mi piace da impazzire. E sai che ti dico? E adesso che mi sono gasato così, ora ci andiamo a mangiare un bel piatto di fettuccine col cinghiale, che ne dici? Ah. Grande, grande cazzo. La devo far guidare un attimo a Fra, perché secondo me impazzisce. Però non ti ferma subito, che adesso le pasticche sono belle calde. No, no, fa un attimo freddato. Bravo, vedo che sei un bel rompicoglione. Sì.